non incontro la non dai qua. E qui passano per la prima volta, cosa? Questi animali che dovevano, non dovevano essere imprigionati. Il pensiero di un bambino, ma cosa fa? Non deve essere una presa esposizione di animali imprigionati, ma rispondere a uno scopo assai più vasto, quello di permettere in ambienti adatti la riproduzione e quindi la conservazione di molte specie nel futuro. L'idea che abbia e scesero a Fasano per fare un sopralluogo. A questo sopralluogo ve ne furono altri. Gli incontri si tenevano dall'azienda del turismo, perché qui sul palazzo di città comunque c'era una certa ostilità, perché non so come, ma quando c'è qualcosa di nuovo e di grande a Fasano si scatena la polemica, non so se il paesanesimo, se il provincialismo, certo l'abbiamo vista in un'altra occasione, anche con i Mertignani è stata tutta conta, adesso lo stiamo vivendo con un'altra realtà. O esce il burocraticcio di turno che deve mettere la zeppa, oppure c'è questa mentalità di sospetto che ci sia la speculazione. All'epoca quando Don Matteo Colucci espose queste idee, cioè non le espose mai lui, ma chi stava intorno cominciò a parlare di queste iniziative. Dice, oh, lì faranno le villette, per carità, non roviniamo Fasano, roviniamo la collina. Ci fu un'austerità. Naturalmente anche i partiti politici, tutti contro questi incontri, una riunione a Brindisi. E c'è un rappresentante di Oria che aveva ci fu più una riunione e c'è il rappresentante di Oria che doveva difendere questo malignaggio che aveva l'Oria c'erano quattro galline, un porcellino, una sinistra e loro siamo lo zoo, quindi questo fatto che lo pagano a passare mette il nome di galline per questa grande ostilità. Chi sposò un incendio e la solito fu la solito, la musica in passato, la lettera, io ho fatto una riunione con i redattori, le quali faceva dei redattori di Nomastro, che aveva lettera, io con la parola, adesso non io ho la parola, e Nini 40. E decidemmo, noi faremo la battaglia, noi come giornale sposiamo l'idea dello zoo satale. E cominciamo a sparare il titolo a tutta pagina contro Vincenzo Palme che era ostacolava la nostra naturalmente io non ho voluto fare nulla ma c'è già lo strumese di turno l'ha detto lui non lo volevo dire c'era l'assessore regionale al turismo che era appunto Vincenzo Palme che da campanilista non capì la portata dell'iniziativa bene nacque. Quindi fu dato, quindi fu definito quello che doveva essere lo zoo statale, come doveva stipularsi, e fu chiamato un ingegnere alla testa della situazione, chiamato un ingegnere giallo all'epoca, e che era l'ingegnere Calipati. Fu fatto il progetto e così via, e poi. Ci fu, dicevo, nell'azienda si facevano queste riunioni, furono interessati dei parlamentari un pochino più aperti, tra cui Michele Di Gesi, che ebbe mangia pasta in questa cosa, Michele Di Gesi, un democratico, e si fece anche un dibattito alla RAI a Bari, al quale partecipò anche Lombardi. Si creò finalmente un clima favorevole e parte l'iniziativa. Io prima di fare questa conversazione mi sono sentito stamattina con chi ha conosciuto da vicino la sua luce e quelle iniziative proprio per trovare conferma a quello che stavo per dire e tutti concordano su quello che vi ho appena accennato, ma per essere ancora più specifici vi dirò quello che ha detto Gian Matteo Colucci sulla nascita dell'autosapà, quindi vi leggo una dichiarazione che lui mi fece nel 91, si doveva ripubblicare il libro di Aquilino Giannacari e Paolo Giannacari, fratello, diede incarico a me di curare la riedizione. Cioè, e certo, ripubblichiamo il libro, però con gli aggiornamenti, cioè non stanno infatti proprio il Museo degli Assia, le terre intorno ai campi e la realtà dello zoo safari. E una dopo, per ciascun capitolo, interpellare queste misure. Per lo zoo safari, interpellare ovviamente non Martino. Che non mi fece attendere molto, velocissimo su questo foto perché sapeva rispettare le persone, sapeva che i giornalisti erano sempre di fretta, quindi brevi mano
e brevemente riuscì a portarmi questa nota che, della quale vi parlo più. Nel 1970, questo è come a te possibile, avendo concluso felicemente con Oggi Amici, avvocato Aquilino Giannacchi, dottor Michele Donatelli, dottor Pietro Bianco, l'addio di un insediamento alberghiero alla Selva, ebbi occasione di illustrare all'avvocato Aquilino Giannacchi una mia idea, quella di trasformare l'azienda agricola Pedali in una struttura per il tempo libero. Si trattava di realizzare qualcosa di molto simile all'attuale agriturismo, di cui allora non si parlava nemmeno. Precisamente si era pensato di utilizzare il vecchio fabbricato della masseria come ristorante, anche come faucet, con l'istorante di far sorgere nei terreni circostanti, tra gli ulivi, piste per passeggiare a cavallo o con carrozza d'epoca ed altre strutture. All'avvocato Giannacchi, ideatore e promotore di ogni iniziativa turistica e culturale, si apre una parentesi. Ci sono delle iniziative volute, pensate a Pinta, che sono ancora attuali, come la teleferica che partiva dal centro, faceva, avrebbe fatto sosta alla Rosatale e poi finiva al mare, a Ignazio, quindi collegava questo momento, è rimasto sulla casa. Con un altro grande progetto che è molto più amico, se la Monte Carlo del Sud, altri cambiatori, ma con lui non sbagliava. Aveva delle idee veramente grandi, pensava alla grande, pensava global, per immettere poi sul piano locale questo cambio. Bene, allora continuiamo con il video. Allora, l'ideatore e promotore di ogni iniziativa turistica e culturale, l'idea piacque, dopo una quindicina di giorni mi fece sapere che Angelo Lombardi, l'amico degli animali, si era dichiarato disponibile ad inserire nel complesso un piccolo zoo tradizionale che avrebbe certamente aumentato l'interesse del pubblico per l'iniziativa. Fu così che conobbi Angelo Lombardi, il quale, venuto a rendersi conto delle aree disponibili, si chiese in chiesa perché non si dovesse puntare decisamente a un impianto zoologico di più sicuro e immediato successo, e mi parlò delle iniziative già realizzate in Inghilterra ed in Francia, versioni moderne del zoo tradizionale, non più animali in gabbia, ma animali liberi e visitatori in macchina. Era la trovata ecologica ed ecologica del momento che stava riscuotendo un enorme successo. Alla fine del 70 andai con Lombardi a visitare quei congressi e il 12 agosto del 1972 alle ore 16:20 lo Zoo Safari di Fasano attiva i suoi cantieri d'ingresso ai primi visitatori. Questo è quanto scriveva Don Mattia. E in quindi aggiunta a quello che tu hai detto, persona che sapeva parlare con il primo ministro e con l'ultimo nel turbino, sapeva adattare il suo linguaggio, sapeva mettere chiunque a suo agio e soprattutto aveva una grande intuizione, il senso dell'ironia, va scritto nel merito di aver saputo ospitare, di aver voluto ospitare Werner, cui abbiamo presentato un giorno fa, il suo anniversario da morte. Bene, Werner arrivò con la sua leonessa e Don Matteo ospitò la leonessa con il suo leone e lui gli diede una batteria di locali piuttosto ampi perché Werner c'era un doppio, aveva questi quadri, queste chiese, aveva bisogno di spazi, gli diede tutti gli spazi possibili, lo ospitavo con la pelle. E tutto l'altro, il primo acquirente, e forse unico all'epoca, perché poi altri questi sono venuti post-mortem, di Zosetta, di Werner, che disse, finalmente qualcuno che si compra il mio padre. E comprò due quadri che stanno lì a Pedale, almeno fino a poco tempo fa che ci guardate veloce per darvi comprendere. Sono due quadri. Uno è un quadro grande, enorme, che si chiama Publi Latino Città. Però lui lo chiamava la puttana di Babilonia, perché era la volgarità della città, con tanti cartelloni pubblicitari, dove campeggiava una donna nuda che mostrava oscenamente le sue utilizzazioni, in questo caso, perché era veramente uscita. E la chiamo dispregiativamente la puttana di Babilonia. L'altro quadro è un quadro di altissima ironia, che ha un titolo lunghissimo, che è questo.
Fatto di cronaca, due punti, il fallimento dell'intellettuale cardinale Danny Dugan. Che cos'era? Era un cardinale che aveva piaciuto con una donna di facili costumi, ma nell'atto lui non lesse il suo cuore e perse la vita. Allora la donna lo compone con i suoi vestiti cardinalizi sul vestito e dopo aver ricomposto il cardinale lei si riveste. Ed è una figurina deliziosa di questo quadro, altamente ironico, perché lo acquistò con me. Bene, non mi coinvolge, anche perché momentaneamente adesso il mio collega sarebbe opportuno che registrassimo anche delle impressioni in sala, delle testimonianze molto interessanti. Io dico soltanto una cosa, è stato un privilegio per me, cronista in provincia, aver conosciuto un uomo così grande. E vorrei che la memoria rimanesse per sempre. Grazie. Dino, parliamo di statuistica, 25 dal 1972 ad oggi, 45 anni di turismo a Fasano, che partono forse con l'intuizione dello safari. Ripercorriamo questi 45 anni, cerchiamo di dare un senso turistico anche alle intenzioni di Matteo. Io, eviterò che Don Matteo si rivolge nella tomba, come ha detto Gino, attraversando il suo pensiero, e vi leggerò un suo intervento illuminato che mandò a Osservatorio il 25 luglio del 1986. Sono i primi numeri di Osservatorio, facendo un'inchiesta sulle attese, era il momento del cambio di passo Fasano. Stava crescendo nel settore turistico, c'erano tante iniziative, era sorta l'Itala, si voleva fare il campo da golf, era nato lo Zoo Safari. E in quella circostanza io chiesi l'intervento di quattro imprenditori turistici. Vito Molo, Dell'Aglio e il commendator Cappareggi. Allora era in fase di attuazione del piano regolatore, si parlava delle banane con gli insediamenti turistici a mare. Don Matteo, che volevamo intervistare, mi disse: ti devo mandare un mio intervento. E secondo me è la sua visione totale dell'imprenditoria, del turismo e anche esprimere i giudizi sulla politica. Io ve ne leggerò alcuni tratti perché tutto sarebbe molto lungo, però ho sintetizzato qualche passaggio, ma i passaggi salienti ci sono tutti. Sono le sue parole. L'articolo comincia: è forse colpa dei fasanesi se Dio ha dato loro un mare di smeraldo, colline verdeggianti e salubri, insediamenti rupestri, l'antica città di Ignazio? Ed ancora, sono essi da biasimare se in un territorio così ricco di bellezze naturali e storiche hanno pensato di creare insediamenti turistici? Queste pressappoco le parole d'esordio che l'indimenticabile avvocato Apolino Giannaccheri pronunciò in una riunione alla quale partecipava anche Sandrino Rubino, sindaco di Fasano, promossa dall'avvocato Vincenzo Palma al fine di superare l'opposizione dei rappresentanti della città di Ovest al ventilato progetto di costruzione dello Zoo Safari. Eravamo nel 1968, ma procediamo con ordine. Se non ci fosse stato nel corso dei secoli passati la tendenza dei fasanesi innamorati delle bellezze del loro territorio a costruire le cosiddette casine di villeggiatura in collina o al mare, non si sarebbe formato il fenomeno turistico di massa del nostro territorio. Qui c'è una breve sintesi. Il dottor Colucci nel suo intervento attribuisce i meriti della locazione turistica di Fasano all'associazione Proserva, fondata nel 1924, che gettò per la prima volta il seme dell'idea turistica nel significato moderno che oggi si può attribuire al fenomeno. Lo slogan allora in voga era la mattina al mare ed il pomeriggio al fresco della sera. Già agli inizi degli anni 30 la selva era il posto di villeggiatura alla moda per gran parte della regione.
con l'arrivo degli anni 60, il tenore di vita obiettivamente migliora, siamo al vertice della valorizzazione del consumismo in generale, il nostro turismo certamente se ne avvantaggia, ma cominciano ad affiorare i primi inconvenienti legati allo sviluppo edilizio disordinato, all'abusivismo specie nelle zone di villeggiatura che trasforma e certamente non in meglio il paesaggio delle nostre contrade. E scrive Don Matteo, il primato del disordine lo riscontriamo a Dove Cagne, del cui territorio si è fatto vero scempio. Il cattivo gusto impera incontrastato e distrugge il poco di bello e di pulito che è rimasto. Una morsa mortale, costituita da costruzioni abusive, chiude inesorabilmente il piccolo ma piacevole villaggio di Pescatore. Stesso discorso, anche se in misura lievemente minore, per Saregredi ed altre contrarie. La selva, purtroppo, merita un discorso a parte. Qui si è costruito ovunque e male, e su tutto il territorio imperversa un orribile tipo di costruzione con verande coperte da tegole rosse, che sta rimpiazzando piano piano, ma con costante incalzare, le vecchie casine e i trucchi. Mi si potrebbe obiettare con una questione sociale, nel senso che i meno abbienti non possono permettersi il lusso di farsi assistere da un architetto, ma una costruzione di buon gusto non costa meno di una di cattivo gusto. E qui Don Matteo esprime il suo pensiero sulle istituzioni locali. E scrive: inutile sarebbe sognare un intervento della regione, i cui rappresentanti, veri, moderni feudatari, ai quali manca solo il diritto di imporre gabelle, sono tanto impegnati nella lotta di potere che sarebbe vano sperare in un loro intervento in tale settore. In questo quadro, certamente non edificante, al cittadino non resta che guardare con speranza la magistratura, vero e unico baluardo, nonostante le mortificazioni e i reiterati tentativi di condizionamento provenienti dall'alto. La pessima idea della politica viene ribadita anche nel seguito dell'intervento. Nel mio caso particolare, poi, essendo io comodamente fuori dalla politica, non certo per ignavia, ma per le inconfessabili idee sulla stessa, non mi sognerei di esprimere giudizi severi verso chi è impegnato alla risoluzione di problemi di vario genere, e sempre pressanti ed anche più importanti ed impellenti rispetto a quelli della tutela del territorio. Poi si addentra in quelle che sono le esigenze dello sviluppo del territorio e lui auspica l'immediata approvazione del piano regolatore. E dice: tralasciamo per ovvie ragioni le aspettative dello Zoo Safari e prendiamo come esempio le aspettative della società Itala S.p.A. Devo premettere che non sono più azionista di detta società. La Itala S.p.A. da tempo ha presentato un progetto di realizzazione di un campo da golf nei terreni della ex masseria Maciola, per la cui realizzazione è necessaria la variante al piano regolatore. Il ritardo a tale autorizzazione, oltre ai danni evidenti per l'economia fasanese, potrebbe favorire il dirottamento dell'iniziativa in altre zone. Attualmente va considerato poi che Maciola non è soltanto brutta, ma è anche uno dei più fiorenti allevamenti di zanzare dell'intera Puglia. Non ci si venga a dire che si tratta di speculazione, perché sarebbe ora di smettere l'uso e l'abuso che si fa di questo pezzo, perché il più delle volte è la scusa per non uscire dall'immobilismo che nella migliore delle ipotesi è conseguenza dell'incapacità ad operare delle scelte quando non è attesa di spartizione di fette di potere. Cioè è una visione lucida delle cose. La speculazione ingiusta è sempre da condannare, ma non ha nulla a che vedere con il concetto del profitto, che è sempre fonte di benessere per tutti. Verso la fine del suo intervento, Don Mattia traccia quello che a suo giudizio dovrebbe essere lo sviluppo turistico di Casale. Per la verità, la sua idea era in antitesi con quello che poi è successo a Casale, perché lui auspicava lo sviluppo di un turismo di massa e dice: espongo ora brevemente quello che per me è un modello di sviluppo turistico.
In premessa devo subito dire che sono convinto che bisogna puntare decisamente al turismo di massa, cioè di quello per tutti era la portata di tutti. Il turismo per me o è di massa o non è turismo. Il turismo di elite è ormai retaggio del passato e comunque non può interessare il nostro comprensore. E qui è forse l'unica cosa che si è trovata in antitesi con quello che poi è successo a Pasadena. Fatta questa premessa, cominciamo a parlare dell'aspetto più importante del problema, la recettività al turismo. Se guardiamo bene le infrastrutture, specialmente quelle per lo svago e il tempo libero, nel nostro comprensorio hanno preceduto la recettività propriamente detta, tanto che fino ad oggi abbiamo assistito al proliferare, fin oltre le necessità del territorio, di ristoranti, discoteche, anziché di alberghi che drammaticamente mancano tutto. Il modello che io auspicherei in fatto di recettività al Berghiera è di due tipi. È quasi agli antipodi tra loro: pensioni e alberghetti a condizione familiare e grossi complessi prettamente estivi con il minimo indispensabile, come avevi e magari con la formula del self-service per quanto riguarda il rigoverno e naturalmente il vitto con un minimo di 500 posti per. Apparentemente sembrano cose in contrasto tra di loro, in realtà non lo sono affatto, perché ambedue permettono la riduzione dei costi. In tema di recettività, un'attenzione meritano i campeggi che nello sviluppo del turismo di massa è una scelta fondamentale. L'altro problema da sottoporre all'attenzione di chi redigerà la variante del piano regolatore è quella delle attrezzature per il tempo libero, sportive in genere, parchi attrezzati con giochi ed altri da ubicare a distanza adeguata dalle spiagge e dalle colline. È naturale che bisognerà tenere presente le aree da destinare a parcheggio ed è questo non è un grande onere per il comune, perché le eventuali autorizzazioni potrebbero essere condizionate all'attivazione delle aree a carico degli imprenditori del settore. Stesso discorso potrebbe farsi per la zona archeologica di Ignazia e per le spiagge libere ad essa adiacenti. Ampi parcheggi, magari a pagamento a pure spese della Itala SSPA, proprietaria di Nocciola, come condizione al mutamento della destinazione dei suoi terreni. Per concludere, cari lettori, il punto sta nel decidere se il turismo sia un fenomeno economicamente salutare per il nostro territorio. Se la risposta è affermativa, e non potrebbe essere altrimenti, bisogna studiare come pilotare il suo avvenire, che dovrà necessariamente essere ordinato e razionale. Tutto ciò non conviene ai privati, ma è prerogativa, compito e dovere della pubblica. Sono contenta che poi alla fine, per un diciamo
da un inghippo, perché in realtà c'era quella intuizione di dedicare la via delle due safari a Don Matteo Colucci, e in quel momento magari la proprietà attuale ha avuto un attimo di sussulto, lo dico pubblicamente, perché era preoccupata che potesse scomparire, insomma, una indicazione che portava poi in realtà proprio allo Zoo Safari. Ma grazie a questa cosa poi noi siamo riusciti a legare per sempre il nome di Don Matteo Colucci alla sua opera fondamentale, che è lo Zoo Safari. Quindi adesso quella via, che si chiamerà via dello Zoo Safari Don Matteo Colucci fondatore, innegabilmente resterà, diciamo, un tutt'uno. Nessuno, anche diciamo i più distratti, non potranno non chiedersi, dovranno per forza pensare, diciamo, al suo fondatore. Quindi io lo dico con una particolare emozione e sono molto contenta di celebrare stasera questo momento. Devo dire che ho voluto, abbiamo voluto come commissione elettorale, che tra l'altro è commissione elettorale, commissione toponomastica, che tra l'altro ringrazio per la grande parola, per il grande lavoro fatto. Abbiamo voluto che coincidesse però con l'inizio della festa patronale, perché in verità questo è uno, la festa patronale è la festa diciamo della città, il quale il momento migliore poteva essere quello della dedica. Da tanto dobbiamo chiedergli scusa, sono passati un po' di anni, però penso che insomma ce lo perdonerà, alla fine lo stiamo comunque onorando in un momento molto importante per la città. E devo dire, tra le altre cose, che una tra le sensazioni migliori che ho avuto è stato il fatto che allora, quando si è pubblicizzata questa notizia, nessuno ha avuto nulla da ridire, sapete? Insomma, generalmente ogni notizia reca in sé qualche commento, qualche diciamo, suggerimento, perché la intuizione non è quella giusta, si può modificare. Invece devo dire che questa è andata veramente in maniera, diciamo, tranquilla, e sono contenta che tutta la comunità fasanese sia contenta per questa cosa. E devo anche, come presidente della commissione toponomastica, dire che altre strade sono state comunque nel frattempo intitolate, per le quali procederemo nei prossimi giorni anche ad apporre la relativa segnaletica, ed approfitto di questo momento, che è un momento comunque importante, quello ripeto della festa patronale, per dire che ci saranno le strade comunali individuate nel nuovo lotto di abitazioni sito in via Roma, alle spalle del supermercato C7, che saranno intitolate, come la precedente delibera, diciamo, della passata amministrazione, ad Adolfo Rollo scultore, ad Adolfo Falcolini avvocato e campioni d'Italia 2014. Poi abbiamo le strade comunali individuate nelle traverse di via Iro del Mare a Pezzi di Greco, a Potenza, a Sacerdote Giuseppe, a Carole Antonia, a Fumarola Maria Vincenza, ad Albanese Giacomo Duilio e a Santo Rosario. Le strade comunali individuate nella nuova riconfigurazione di Pezzi di Greco a Giuseppe Palazzo Cavadore, il largo antistante la nuova zona cooperativa in corso nazionale di Pezzi di Greco a Ferrone Mario, il piazzale sito sul viale della Rotonda, sempre di Fasano e Pensione Monopoli, in prossimità della struttura Trullo dell'Immacolata a Emilio Guarini Foresio, scienziato. Il piazzale sito sul viale della Rotonda sempre di Fasano, direzione Fasano, a Gastone Ballotta, ristoratore. La piazza sita accanto a via Bissolati, a Salvatore Russi, medico. Il tratto dell'attuale via Valente, da via Marzona, via Dante, ad Avvocato di Corumbi, scrittore. Il largo Vescovo Lufenzio, Don Nicola, Carbonara, sacerdote. Queste sono, diciamo, attività che faremo da subito, insomma. E che dire, io vorrei che comunque, insomma, intervenisse
anche venisse il proprietario dello zoo, lo Zizi, e Vice Guarini, che diciamo è la persona che è stata sempre vicina al suo della famiglia. E per concludere devo dire che poi nella vita vale sempre la pena distinguersi, perché poi l'intitolazione di una strada poi la riconoscete. Sentendo tutti i nomi che la signora Martina, è un invito che faccio, questo faccio un esempio del settore della stampa, ai giornali locali. Cerchiamo di dedicare qualche pezzo in più, qualche un angolo in più, per spiegare chi sono questi. Noi intestiamo quest'arma, io. No, ma la storia, non chi è il medico. Se posso interloquire un attimo con te sul punto, è proprio intenzione di questa Presidente, di questa amministrazione, più che dare diciamo un elenco di nomi, anche perché perché le strade sono nominate, devono decorrere 10 anni dalla partita, e poi devono essere anche giustificate le dichiarazioni, esatto. Cioè la prefettura non è che c'è metterlo a fattor comune, cioè il cittadino certo. Deve sapere perché certo. Si chiama via Francesco infatti Zaccaria. Infatti un esempio ma infatti ognuna di queste strade ha perlomeno diciamo la petizione piuttosto che questa è un'altra cosa che ho detto proprio adesso e dirò durante l'intervento a sarebbe bello che nel gruppo statale ci fosse una pergamena, qualcosa che spiega la storia di come nasce lo zoo di Pier Matteo Rossi. Questa è una cosa. Per quanto riguarda invece il nudo, ciò che è stato detto, perché giustamente Zino, Fasano, quando c'è una novità, c'è una novità, c'è una novità, è sempre stato così. Io sentivo l'articolo di Don Matteo, dico, la storia non cambia mai. Però c'è stato un fasanese. L'avvocato Ferrara, Orazio Ferrara, che ha fatto il sindaco, mi disse una volta, tanti anni fa, adesso non te lo ricordo più neanche lui, perché ci scherziamo solo, disse Gino, devi sapere una cosa, il fasanese corre non per vincere, ma per far perdere gli altri. Credo che sia la definizione. Allora, passo la parola. Buonasera a tutti. Io sarò brevissimo, però era necessario fare questo intervento perché l'iter che ha portato a questa serata è stato lungo e quindi ci vuole soprattutto un ringraziamento. Io non ho avuto l'onore di conoscere Don Matteo Colucci di persona, però ho sempre sentito le sue gesta sin da piccolo, no? Sia per lo zoo safari, quando transitavo dalla 172 di una città lettera innamorata, quindi mi dicevano quelle di Don Matteo Colucci, domina Fasano, bellissima. Da residente a pezzi di greco mi hanno sempre detto che lo stadio Sergio Ancona è stato costruito su un terreno donato da Don Matteo Colucci, quindi anche questo segno di generosità di questa persona, quindi sono stato sempre ammirato, no? Poi l'altro onore è stato quello di essere incaricato dalla famiglia e dalla signora Vice Guarini di portare avanti questa istanza nell'amministrazione, quindi nelle sedi istituzionali, con un'interrogazione consigliare nel 2014, diciamo che chiesi provocatoriamente l'intitolazione della villa comunale. Dico provocatoriamente perché magari era qualcosa di troppo grande, però è stato il motivo per poter cominciare un dialogo con il allora Presidente del Consiglio Gianluca Cisternino, che è una delle persone che devo ringraziare, perché con lui è cominciato il primo dialogo e con lui abbiamo trovato la quadra, diciamo così. Però in quell'amministrazione poi la cosa non è potuta andare a buon fine, per ognuno avrà le sue responsabilità. Devo dire che poi successivamente ho continuato sempre a pressare con questa istanza e bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare. Oggi ci troviamo qui perché, lo voglio sottolineare, io ho trovato nella persona del sindaco e nella persona di Luana Mati, non dico assessore Radani perché c'è un rapporto di amicizia, ho trovato la sensibilità per arrivare a questo giorno, cioè siamo stati accomunati dalla sensibilità di portare a compimento qualcosa che la città di Fasano doveva.
Io quello che è venuto oggi stasera lo chiamo un debito di riconoscenza. Uso questo termine debito provocatoriamente perché penso che sia un debito che la città doveva pagare a questa persona e che ci ha messo tanto tempo per pagarlo. Quindi il fatto che si sia svolto e questo sia avvenuto in questa giornata, cioè quella della festa patronale, mi rende orgoglioso e fiero, quindi nuovamente vi ringrazio. Grazie. La storia. Voglio intervistare due ex calciatori perché Don Matteo Colucci è stato anche il presidente della squadra di calcio e vi posso dire che in alcune interviste fatte a loro ricordano il miglior presidente della Don Matteo Colucci, che vorrei sentire Calefari e Fanizzo. Marcello è una figura storica del Rosso Tapaio, cioè vedere Marcello è come se si incontrasse a Rosso Tapaio. Intende solo due parole. Intanto buonasera a tutti. Come molti di voi ormai sapranno, sono Marcello Maraggi, sono con voi in quanto ho avuto l'onore e il piacere di lavorare a fianco al dottor Gian Matteo Colucci in qualità di responsabile del parco, Maurizio Pinfasano, meglio noto come il suo soprano. Sono soddisfatto e commosso che questa amministrazione abbia dovuto dare il meritato riconoscimento al dottor Colucci, intitolando a lui la strada in direzione dello statale, intraprendendo così il desiderio di parecchi cittadini che avrebbero voluto già da tempo questa dedica particolare in sua memoria, per ringraziarlo della sua bontà d'animo, nonché della sua disponibilità di aiutare sempre chiunque si rivolgesse a lui in cerca di aiuto o di lavoro. A lui va anche il merito di aver dato attraverso la sua opera lustro e notorietà alla città di Fasano, grazie alla quale è conosciuta in tutta Italia e forse anche in Europa come il paese dell'autosalario. Fu la sua grande passione per gli animali a permettere di realizzare con tanta dedizione ma anche con tanti sacrifici, e se l'imbattore di partita non l'avesse portato via 24 anni fa sarebbe ancora oggi alla guida della sua creatura tanto tanto unica. Grazie Don Matteo, da tutti i cittadini e prima di passare la parola agli atleti del West Fasano di quegli anni, ecco, io vorrei sottolineare anche questo aspetto di Don Matteo, che è un aspetto che tutte le amministrazioni in qualche modo vivono come, non dico un problema, ma comunque una perplessità, cioè la capacità dell'imprenditore fasanese Don Matteo di essere vicino anche allo sport fasanese. Oggi noi auspichiamo che i tanti imprenditori che svolgono un ruolo molto importante nella nostra città possano dare un contributo allo sport, perché lo sport significa anche formazione dei più piccoli e delle nuove generazioni. Anche in questo Don Matteo è stato un grande, e adesso ascoltiamo le parole di due suoi atleti. Allora, in alcune delle interviste che io ho fatto, con i quali prendo un impegno che non sono riuscito a portare a termine, che è quello di scrivere un libro sulla loro storia, voglio registrare, ma faremo un fatto fatto. Ecco, da questa intervista è una strada una cosa. Con Matteo Colucci, signor Presidente. Comunque io volevo dire soltanto due episodi. Il primo è che si riferisce al 1970, quando venne a Fasano Angelo Lombardi, l'amico degli animali. Finito il loro colloquio, io dissi, ma tu è sicuro ciò che state facendo? Disse, mettete una cosa in testa, ciò che sto realizzando è il primo in Italia, e forse l'unico anche in Europa. Come estensione. Vedrai che ci saranno chilometri di macchine. Infatti ci sono un periodo che le strade non in quasi di macchine. Cioè, questo è per quanto riguarda il fatto della stessa parte. Poi ci sono due episodi per quanto riguarda il fatto del calcio. C'era
andammo a Olbia. Stava un amico, Vladimiro Consiglio, era uno dei migliori difensori, però quella partita fu una partita molto particolare. Finì il primo tempo, Consiglio entrò nello spogliatoio e si stese a terra. Arrivò Donna che disse, beh, Vladimiro, che stai facendo? E disse, ma perché purtroppo ci sono dei problemi di famiglia. Ok, mi sono andato in tasca. Prese 5.000 lire e li mise sulla fuga. Ma no, domattevi, che cosa avete fatto? Vi ringrazio. Entrando in campo era un mostro. Era una cosa da me che prima le carte, proprio impressionante. L'altro episodio era quello che durante la sua presidenza, diciamo, moltissimi giocatori erano via di fatica. Lo può dire benissimo, ero un via dai che passavo dallo studio a te, ma a causa di solito perché ho fatto a moltissime persone e ha dato seguito. Grazie. Allora, io non Matteo, lo ricordo come padre, più che presidente. Perché? Innanzitutto, non ci faceva neanche vestire, sotto la doccia ci portava il premio partito. Dopo che uscivamo dalla doccia, veniva e si guardava, dice tu e tu, che era ancora a schietto l'altro, venite qua, oltre al premio ci dava 10.000 lire, andate da Modigliano, prendete le due fettine, che voi state troppo magri, non ce la faccio. Ricordo particolare, ce l'ho alla Tiago, quando lui ci seguiva da dietro la rete, mi ricordo che lui in città ed era tifoso mio personale perché mi piaceva la grinta che io avevo, no? E la mia diceva, dai Marco, poi ho visto la situazione si sta, in effetti poi è successo un macello alla Tiago perché parecchi pasadesi ebbero. Allora dice, voglio quando giocavo, diceva, come te, stai zitto, nascondi dietro l'altro. E ebbi paura, io non pensavo più a giocare perché l'altro che stava vicino, Sciglione, quello che riparava i radiatori, ebbe tante botte che fu ricoverato, che cosa non rega di ridere. Ho detto, ma te per favore, a lui. Potrei ricordare tanti aneddoti, tanti episodi. Io stavo sempre allo zoo perché mia sorella, un amico fraterno e la sorella lavoravano lì, quindi è chiaro che io ero di casa. Don Mattia accettava tutti, accoglieva tutto tra le sue braccia, era veramente un galantuomo, veramente un galantuomo. E ricorderò soltanto questo, Don Matteo insieme a Salino Rubino sono stati promotori della scamiciata. E il primo contributo per realizzare i costumi della scamiciata li ha voluti Don Matteo Colucci quando era presidente della Rotary di Casale. Dottor Perotti, pure un ciao. Questo è un colpo basso, è un colpo basso perché non l'ho preparato. Ma tu sei uno spontaneo, quindi non Non sono un politico, ma no. Ma io ho poco da dire con il dottor Colucci perché ho conosciuto pochissimo. Poi parlare dopo il sindaco, il giornalista, l'assessore, la storia. Dirò solo poche cose, pochissime, quelle che mi vengono in mente. Quando viene qualcuno allo zoo safari, e sono in molti quelli che vengono, che domandano di chi è stata l'idea, io dico sempre che è stata del dottor Colucci, che per me è stato lui il vero e unico ideatore. Poi quando noi acquistiamo
lo safari che tutta la mia famiglia non volevano, era il contrario, perché in quel tempo esisteva la Sacra Corona Unita e tutti avevano paura. Io devo dire per onestà di vero che chi mi ha dato una mano a questa scelta è stato Don Vito Pessola, e lui mi disse: signor Verocchi, lo prenda che vedrà che non sbaglia. Quando lo presi, il signor Colucci venne un giorno allo zoo, pochi giorni prima che poi dopo non l'abbiamo più visto, e mi disse una cosa. Disse, perché lui mi chiamava Ugo, e mi disse: Ugo, dice, ma i miei figli potranno ancora venire allo zoo? E io gli ho detto: signor Colucci, per me i suoi figli rimangono sempre i veri proprietari di questa cultura. In quel momento poi non l'ho più visto, perché dopo l'anno, dopo poco è morto. Poi io altre conoscenze con il dottor Colucci non ne ho avute, perché il mio rapporto con lui era molto distante. Lui era il dottor Colucci, io un semplice circense. C'era un abisso tra me e lui, non c'era, però c'è sempre stato del rispetto. E quello che poi, questa è la mia conoscenza che avevo il dottor Colucci. Poi dopo tutto quello che hanno detto loro, che l'hanno conosciuto molto più a fondo, comunque è sicuramente stata una grande persona, questo non ci sono dubbi, e non c'è nessuno per poi mettere in dubbio. Grazie per la testimonianza del dottor Verocchi. Don Carmelo, so che tu vuoi dire qualcosa. Signora, saluto breve perché poi dobbiamo dare il mano. Poi con la cosa per voi. Sono contento. Per i giornalisti sono, sapete, come assistente regionale dell'Ufficio dei giornalisti. Sono con il visto nella vostra, così non ho fatto un regolamento. Stamattina con le cose va bene, come sono andate, vedevo io sulla gazzetta, siccome, perché con Matteo io sto per morire, ma non morire, il signore ha detto da me di 5 anni, ho fatto il 60esimo, per adesso non chiamarmi, se la sarà peggio per te, perché voglio vivere in mezzo ai giorni. E le ragazze, quanto mi vedo, ma non cammino, con questo conto, così, così. Sono stati 10 anni con Giovanni Paolo II, voi lo sapete. Non ho detto, il salto, martedì mi taglierà di qua, cioè i calzoni di qua, e così, anch'io sarò come voi, prenderò il fresco. Dicevo con Matteo, fumo noi primi con Palma, la Vincenzo Palma, da allora, modo che voi non ero. E avete la prima pietra. E lui ci deve venire qui, ma il bello è che ogni domenica chiesa al vescovo e il vescovo, dal suo amico Don Carmelo, che lui ha benedetto, ogni domenica dicevamo la messa. Ed era bello, io portavo tanti giovani lì, ma che dice tutto grazie, lo dicevo io, gli diamo qualcosa, lo portiamo, adesso devo parlare sotto i porti. Altre cose che corrono, parlo con gli albanesi anche. Poi, camminando così, Matteo, un giorno dico: Matteo, vuoi il cardinale Orsi, con cui ho stato segretario di Anarco? E disse: come fa il cardinale Orsi, che era di Andria, venne a trovare quelli di casa? Disse: mi affaccerò in casa tua. Venne pranzò, era cardinale poi di Napoli, come sapete. E restò meravigliato. Dice: voglio vedere tutti i reparti. E Matteo gli fece vedere dove stavano gli animali. Stava una tigre che faceva con la lingua. E lui dice: no, mi sbrano, non dico eminenza, quello vuole un po' di acqua.
non si preoccupi, perché c'era il custode che faceva tutte queste cose. E poi via via, ecco, ho finito, non ho scritto niente. Per dire, l'ho assistito Matteo, mentre dico, ma come mai non si intona una strada, c'è strada a Foggia, c'è strada a strada Carpalena, tutte queste cose. E a Matteo non si fa una strada. Ho sentito durante le feste patronali e le giovedì che questa realtà è arrivata. Ecco, allora, siamo nella gioia, io dico, quando entro in paradiso troverò. Venivo in casa, benedemmo tutte quelle madonne lì, e Matteo faceva, ma lo troverò lì, io non so se andrò, ma lui lo troverò. Grazie. Sicuramente per il l'ultima cosa, quando diciamo una messa lì e abbiamo finito, voi sapete che i pesci hanno le sbarre. Perché? Perché nel mare c'è l'energia, no? Ecco perché hanno le spine, i pesci. Ma si avvicinò lì una donna e fece la comunione. Ed era tutta sbarciata, come la Valeria Marini. Quando ti avvelo, non ti avvelo. Allora, venne e questa si fece la comunione. Nel fare la comunione, il prete non ti fa mettere. Si imbrogliò, la vede così, è il corpo di Cristo, il corpo. Arrivò a lei e dice, Cristo che corpo! Grazie! Allora, io ringrazio tutte le persone che ci hanno onorato la loro presenza, ringrazio, non elenco perché temo di dimenticare qualcuno. Chiudiamo la serata con le immagini, con un video che adesso partirà e che ripercorre la storia di Don Matteo con alcune immagini, come dire, che abbiamo ritenuto significative. E niente, è stata una bellissima serata, una serata che continua adesso con altri appuntamenti, perché abbiamo adesso l'appuntamento con la scopertura della targa che faremo nella strada, insomma, che porta allo zoo, che tutti conosciamo. E niente, siamo particolarmente onorati e fieri di questa serata. Come diceva il consigliere Zizzi, abbiamo pagato una parte del debito, credo, che questa città aveva con Don Matteo, e lo salutiamo con queste immagini. Grazie a tutti e buona serata. Thank you.
materiale. Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci condannare. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che ci affidi le risorse e le energie del creato, perché ci aiutiamo l'un l'altro in operosa concordia, benedici noi, benedici questa strada che porta il nome di Don Matteo Colucci e fa che, riconoscendo in te il sommo bene, instauriamo rapporti di amicizia e di fraternità. Per Cristo nostro Signore. Amen. Dare i nomi alle strade serve alla strada per sapere come si chiama, per sapere dove dobbiamo andare, ma serve a noi anche per ricordare, per fare memoria. Nella tradizione cristiana il fare memoria è una cosa bella. Tutte le domeniche facciamo memoria di quello che Gesù ha fatto per noi, e questo è un altro modo di fare memoria, ricordare le persone che hanno fatto del bene, comunque hanno dato lustro alla nostra città. E allora, volentieri, quando il sindaco mi ha chiesto questa benedizione, sono venuto e sono contento, siccome è una strada che faccio spesso questa, di poterla percorrere ricordando. Io non ho avuto modo di conoscerlo, perché sapete che sono giovanissimo, però ne ho tanto sentito parlare. E poi ci sono i figli che vengono a messa tutte le domeniche da me, e quindi ci conosciamo. E auguri per questo nuovo percorso, e auguri e complimenti a chi ha avuto questa bella idea. Buona serata. Grazie. È bello, vero?